Tra le patologie che colpiscono la pelle vi è anche la dermatite atopica. Di cosa si tratta? Quali sono i bisogni insoddisfatti dei pazienti? E soprattutto cosa sta facendo la società scientifica di riferimento, la SIDEMAST, Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse? Ne abbiamo parlato con il presidente della SIDEMAST, il professor Carzavara Pinton, durante la 24esima edizione del Congresso Mondiale di Dermatologia in corso a Milano. Professore, questo congresso molto grande, dicevamo tanti partecipanti, 17.000 addirittura siamo arrivati, tra i vari topics si parla anche di dermatite atopica nell'adulto. Quali sono gli unmet needs che ancora sussistono, anche se c'è tantissimo lavoro in corso su questa problematica? La dermatite atopica è una malattia complessa che ha un coinvolgimento cutaneo, ma poi si associa anche a sintomi, per esempio respiratori, per esempio metabolici, per esempio congiuntivali. Quindi malattia complessa e il paziente ha bisogno di un approccio complessivo. La dermatite atopica fino ad adesso era una malattia difficile da trattare quando in forma grave, perché di fatto avevamo dei farmaci come il cortisone o la ciclosporina che potevano essere usati per controllare la fase acuta, ma poi non avevamo farmaci in caso di controllarla cronicamente, di prevenire le recidive senza pagare un alto rischio di effetti tossici. Ecco professore, SIDEMAST sta lavorando tanto anche su questo tema, qual è il ruolo appunto di questa società? Allora, avere delle alternative terapeutiche nuove significa poter rivalutare i nostri pazienti e spiegare ai medici e ai pazienti che esiste qualcosa di nuovo e che non devono più essere confinati dentro la loro malattia. La malattia, essendo una malattia che ha un'espressione sgradevole per chi la guarda, perché sempre il pubblico pensa poi che sia contagiosa, piuttosto che il prurito molto intenso, piuttosto che il fatto che non sai quando recidiva o se il prurito è intenso non ti fa dormire, quindi il giorno dopo è uno scadimento generale della tua vita. Allora, davanti a questa situazione complicata, spesso il paziente tendeva a rifugiarsi in se stesso senza avere alternative terapeutiche valide. Adesso le alternative terapeutiche ci sono, ovviamente però di per sé non bastano, ma possono essere un motivo perché il paziente faccia tutto quello che è, anche per quanto riguarda la profilassi, importante per il controllo della sua malattia. Abbiamo queste caratteristiche, dobbiamo però conoscere meglio la malattia e perciò come Società Italiana di Dermatologia abbiamo impostato un registro a cui tutti i medici potranno poi inviare i dati che riguardano i loro pazienti. Questo ci permetterà di conoscere cosa? Di conoscere non solo la manifestazione della malattia, ma anche la risposta alle terapie, il decorso naturale, perché teniamo presente che adesso comunque sta uscendo un farmaco nuovo, ma molti altri ne seguiranno a breve, per cui finalmente un approccio. Dobbiamo chiaramente conoscere di più sulla malattia, conoscere di più sulle terapie, questo, e conoscere in modo, tra virgolette, trasparente, e questo è il ruolo della società scientifica. Quindi questo registro è un po' creare una network anche di tutti i centri che si occupano della patologia e condividere quelle che sono poi le varie esperienze. Certo, non tutti i centri dermatologici sono autorizzati alla prescrizione, quelli autorizzati alla prescrizione saranno invitati a condividere la loro esperienza, che servirà nel tempo a ottimizzare l'intervento. Ottimizzare l'intervento, teniamo presente che comunque sono farmaci ad alto costo, quindi l'ottimizzazione ha anche un senso per la sostenibilità del sistema. È già partito il registro, a che punto siamo con gli inserimenti? Il registro partirà subito dopo l'inizio di questo mondiale, perché giusto in questi giorni a Brescia, che sarà il centro capofila, avremo l'approvazione del comitato etico. Successivamente verrà fatta la approvazione dei comitati etici di tutti i centri partecipanti. Perché dico questo? Perché comunque, essendo un atto medico ed essendo dei dati che dovranno essere il più trasparenti ed oggettivi possibili, ci vuole l'approvazione di un comitato etico indipendente.